Buongiorno, buongiorno, oggi è giovedì 18 dicembre, questa è la rassegna stampa di Video 33, il nuovo appuntamento quindi con la nostra informazione. Cielo sereno su gran parte del territorio altoatesino, forse qualche nuvola ad inizio giornata, comunque la tendenza è quella ad un immediato miglioramento, temperature in linea con gli ultimi giorni, rimarrà così anche per il fine settimana. Mohamed Al Masmoudi questa mattina in regia ci aiuta a dare un'occhiata alle aperture dei quotidiani che troviamo in edicola. Il Corriere dell'Alto Adige, Tainer dice stop alle nuove piste da sci, approvato il piano, possibili solo i collegamenti. Agli albergatori sono d'accordo, dicono bisogna implementare gli impianti esistenti. La cronaca in lingua italiana ancora con il quotidiano Alto Adige, l'arsenico sotto Castelfirmiano, dalla ex discarica affiora il percolato, bisogna bonificare subito questa zona del comune. La cronaca in lingua tedesca con il quotidiano Dolomiten, il tema dell'energia ancora a tenere banco, sappiamo l'indirizzo della giunta è quello di procedere a una nuova assegnazione delle centrali idroelettriche in provincia di Bolzano. I dettagli sono raccontati a pagina 13. Il Dolomite dedica spazio anche al nuovo centro di accoglienza per i profughi. Ieri una visita da parte dell'assessore Stocker insieme al vescovo Muser. Ora però viene chiesto anche l'intervento dell'Europa. La cronaca ancora in lingua tedesca con il quotidiano Tageszeitung, il tema dei profughi e la nuova struttura aperta al Brennero. Sappiamo i rapporti non sono sempre rosei tra Italia e Austria perché l'Austria continua a respingere in territorio italiano quelle persone che vogliono raggiungere il nord Europa. Oggi è giovedì, troviamo in edicola il settimanale FF che come sua abitudine verso la fine dell'anno ripercorre quelli che sono stati gli avvenimenti principali degli ultimi 12 mesi, ovviamente all'interno una lunga serie di fotografie per raccontare l'anno che si sta avviando alla conclusione. Con il Corriere della Sera crolla l'ultimo muro grazie al Papa. Annuncio a sorpresa, riprende il dialogo tra gli Stati Uniti e Cuba. Il presidente Obama dice Todos somos americanos, un annuncio che ieri ha fatto il giro del mondo e un cambio di un'epoca. Sappiamo, questa era la situazione nel 1959 quando Fidel Castro entrò a Cuba, a Santa Clara. Ancora con la cronaca, andare a scuola, leggere un libro, peccati pagati con il sangue, la strage, sappiamo, la strage in Pakistan, oltre 120 i bambini uccisi, l'indignazione da parte di tutto il mondo. Niente stangata sui fondi pensione, solo se investono. Confindustria fiduciosa per quanto riguarda le nuove indicazioni del governo. E poi il delitto di Garlasco, 16 anni chiesti per Stasi, l'accusa dice ha ucciso Chiara. La cronaca economica con il Sole 24 Ore, la Banca Centrale Europea sostiene le borse, Federal Reserve paziente sui tassi, Wall Street più 2%, BTP sotto il 2%, Mosca stabilizza il rublo. Torniamo allora alla cronaca dalla provincia di Bolzano con il quotidiano Alto Adige, l'abbiamo visto, in apertura ci si occupa dei timori per le nuove analisi condotte sui terreni sotto Castelfirmiano alle porte di Bolzano, ci si occupa anche di una iniziativa di solidarietà per i ragazzi della squadra di rugby su Tirolo Rugby che per il terzo anno consecutivo hanno dato vita ad un calendario a scopo benefico. Brennero, l'assistenza per i migranti c'è, ora però tocca anche all'Europa, oggi una manifestazione al confine, vedremo tra poco i dettagli di questa notizia. Prove libere, ottimi risultati per Paris in vista della discesa libera in Val Gardena. Attenzione, oggi sospensione delle prove per cercare di mantenere il più possibile la neve spruzzata e sparata negli ultimi giorni. Forza Italia Artioli, lite in tribunale, in gioco 40.000 euro, tutto ruota intorno alla politica in provincia di Bolzano. Il prefetto benedice le telecamere, riunione ieri al commissariato del governo, questa iniziativa da parte di numerosi comuni in con le forze dell'ordine. Il nome nazista sarà tolto dalla scuola, il caso Venter a Merano, tutti d'accordo per voltare pagina. L'autonomia provvisoria parla pan, l'apparato costa troppo e poi serve tanta creatività. Dall'estate 2015 Ryan ritorna al Catullo, voli per Palermo e per Bruxelles, nuovi collegamenti quindi all'aeroporto di Verona. Il caso Carolina Kostner, Alex Schwarzer, Carolina non sa dire bugie, parla la coreografa della pattinatrice bolzanina che dice Carolina non si merita tutto questo. Allora andiamo a vedere il dettaglio della notizia di apertura, sotto Firmiano una bomba all'arsenico, le analisi condotte dall'Agenzia Provinciale per l'Ambiente, la discarica pericolosa.
ai piedi dell'ex campo nomadi e sono state condotte alcune indagini, elevata anche la presenza di fluoruri e vari metalli pesanti, i grillini dicono bisogna bonificare l'aria. Rifiuti tossici provenienti dalle fabbriche della zona, scarti della lavorazione dall'alluminio, dal magnesio e dagli alti forni. Ancora con la cronaca sempre a cura del quotidiano Alto Adige, sempre dalla prima pagina, assistenza per i migranti in fuga, la nuova struttura al Brennero, avviato il servizio di supporto ai profughi in transito al confine con l'Austria. L'assessore Stocker dice ora intervenga anche l'Europa, interviene anche il questore Carluccio che dice le leggi sono troppo diverse. Il prefetto intanto sulla sicurezza dice le telecamere sono un utile deterrente. Lasciamo la cronaca a cura del quotidiano Alto Adige, passiamo al dettaglio del Corriere dell'Alto Adige. L'abbiamo visto poco fa, ci si occupa in apertura della decisione della giunta provinciale, in particolar modo dell'assessore Tainer, di stoppare la realizzazione di nuovi impianti di risalita sul territorio altoatesino. Avviato il piano, approvato il piano, possibili solo i collegamenti. Ci si occupa anche di scuola bufera sui corsi speciali, critiche bipartisan tra patentino e storia di autonomia, una riforma che però non trova tutti d'accordo. Malagò assist per Carolina Malagò, sappiamo con il caso doping, Malagò che è intervenuto in una trasmissione a livello nazionale e dice io avrei fatto come lei. Progetto carcere vince condotte, la notizia l'abbiamo letta ieri sulla cronaca in lingua tedesca, vince condotte ma comunque con la riserva. Il patrimonio del comune rende 5 milioni e 400 mila euro gli immobili di proprietà del comune di Bolzano. Sostegni alle imprese, parte il fondo, crediti agevolati, non più contributi a pioggia, compacere il presidente dice. Il sistema in questo modo crescerà. Vedremo tra poco il dettaglio di questa notizia. Allora andiamo a vedere la notizia riguardo la realizzazione dei nuovi impianti di risalita. Stop ai nuovi impianti sciistici. Presentato il piano settoriale. L'assessore Tainer dice che bisogna valorizzare quello che già esiste. Possibili i nuovi collegamenti tra i comprensori. Sono 42 le zone sciistiche attualmente funzionanti in provincia di Bolzano. 2 milioni e mezzo gli arrivi per la stagione invernale dal mese di novembre al mese di aprile. Poi 3,8%. E questa la crescita nell'ultima stagione rispetto a quella precedente. Andiamo a vedere allora le decisioni della Giunta Provinciale di Bolzano in tema di economia, sistema di sostegno alle aziende. Da marzo un fondo di rotazione Compacer illustra il piano, il plauso che arriva da Asso Imprenditori. Questa è la strada giusta da percorrere. Lasciamo la cronaca in lingua italiana, passiamo al dettaglio della cronaca in lingua tedesca, a cura del quotidiano Dolomiter. Abbiamo visto. Ci si occupa di energia, ci si occupa di profughi, ci si occupa anche di contrasto alla criminalità, grazie agli interventi delle forze dell'ordine e all'intervento di alcune associazioni. Andiamo a vedere allora il dettaglio con l'energia. Sappiamo la strada è quella indicata dalla provincia, in sostanza si vuole procedere alla nuova assegnazione delle centrali. Sempre per la cronaca. La decisione ieri presentata in conferenza stampa di dire stop alla realizzazione di nuovi impianti di risalita. Bisogna sfruttare al meglio quello che c'è già e soprattutto concentrarsi sui nuovi collegamenti. Contrasto alla criminalità, abbiamo visto prima in apertura, riunione ieri al commissariato del governo con le forze dell'ordine per dare sostegno all'installazione di nuove telecamere, una delle operazioni per cercare di contrastare la criminalità. Sempre per la cronaca, ieri sopralluogo da parte dell'assessore Stocker e del vescovo Muser con i dirigenti provinciali al nuovo centro di accoglienza di transito per i profughi al Brennero. Grande attesa per la premiere questa sera al Cineplex di Bolzano con il noto attore germanico Til Schweiger. Sappiamo un film che vede il sostegno di una nota azienda altoatesina. Sempre con la cronaca in lingua tedesca, ci si occupa del progetto Podini, i nuovi sviluppi per la riqualificazione della zona industriale di Bolzano. Ancora speed check entrano in funzione. Sappiamo, non sono in pochi a lamentarsi, ma comunque l'obiettivo è ormai noto, e cioè quello di dare più sicurezza alle persone in transito sulle strade del comune di Bolzano. Sempre per la cronaca, la sport, ottime notizie per Dominic Paris in prova libera per quanto riguarda la discesa in Val Gardena. Sappiamo adesso stop.
stop con le prove per cercare di non rovinare ulteriormente il poco manto nevoso riuscito a preparare, che sono riusciti a preparare gli esperti. Una rapidissima occhiata anche al settimanale FF, l'abbiamo visto poco fa in apertura, ci si occupa quello che è stato il 2014, una serie di foto per raccontare gli ultimi 12 mesi della provincia di Bolzano. Si va dalla politica alla società, alla cultura, alla storia, a quello che sono le nuove frontiere anche nel settore dei matrimoni e tanto tanto è dedicato alla politica e agli scandali che hanno interessato il palazzo. È tutto, come sempre io vi ricordo un paio di appuntamenti che interessano la nostra programmazione, come ogni giovedì torna Zoom, la trasmissione condotta da Alan Conti, attualità, cultura, politica, ma tanto altro ancora. L'appuntamento è come ogni giovedì su Video 33 alle ore 20 e 22. Si va in replica domani alle 12:30 e 17:30. E come ogni giovedì torna anche Pustet al Fenster, l'appuntamento dedicato in esclusiva per SDF, una finestra di 15 minuti incentrata su tutto quello che ruota intorno a Brunico e dintorni. Anche in questo caso tanto viene dedicato all'attualità, ma tanto alla cultura, alle tradizioni, alla politica. 18:30, 20:30, 22:30, questi sono gli orari per oggi. Si va in replica domani alle 7, alle 11 e alle 16. Ci fermiamo e poi il meteo. Benvenuti da Überbacher. Abilità manuale, materie prime di qualità e ingredienti locali scelti con cura. Con 11 filiali tra la Val d'Isarco e la Val Gardena, nell'azienda familiare di Lyon trovate i migliori dolci natalizi dell'intera zona. Una vasta scelta di biscotti fatti in casa, gustosi Zelten tirolesi, sfizioso pan di zenzero e soffici panettoni e pandori di produzione propria. Panificio pasticceria Überbacher, per buon gustai. Casa Modena, i migliori salumi della tradizione. I teneroni di Casa Modena, un mondo divertente e nutriente. Prosciutto cotto di famiglia, lo conosci da piccolo, lo scegli da grande. Casa Modena, c'è sempre più gusto. Nel panificio a conduzione familiare Trenker si prepara esclusivamente pane e dolci di alta qualità, con materie prime sane e genuine, farine, cereali selezionati e spezie di prima scelta che distinguono da sempre il pane e i dolci di Trenker. Da 60 anni Trenker è sinonimo di genuinità, tradizione e qualità, con un servizio impeccabile. 7 filiali in Val Pusteria, 6 a Bolzano e 2 a Lienz. E per ordinare dolci e pane fresco, chiamate il numero 0474 972 112. Attivo da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato dalle 8 alle 11:30. Panificio Trenker. Il pane è natura. Siamo nello sport, Alto Adige Sport, ogni lunedì alle 20. La prima immagine che vi proponiamo oggi ci porta in alta Val Venosta, andiamo a vedere qual è la zona intorno all'abitato di Solda. Vedete un'immagine spettacolare, cime imbiancate, cielo completamente sgombro da nuvole in fondo nella vallata, le luci dell'abitato di Solda. Ci spostiamo sulla conca della città di Merano, sempre intorno alle 6 e 10 di questa mattina. Questa è la situazione proprio sulla città del Passirio. Come sempre, grazie alla collaborazione con gli esperti meteo della provincia di Bolzano, io vi ricordo che possiamo proporvi le immagini che ci arrivano dal satellite. Non ci sono dubbi, assenza praticamente di nuvole su gran parte del nord Italia, quindi anche sulla provincia di Bolzano. E adesso la grafica per
per andare a vedere quello che ci attende in questa mattinata, nel corso del pomeriggio, una rapida occhiata anche ai prossimi giorni. Come annunciato in apertura, assenza di nuvole in transito, solo qualche lieve corpo nuvoloso, temperature in linea con gli ultimi giorni. Ci sono buone notizie anche per i prossimi giorni, rimarrà così anche fino all'intero fine settimana. Vedete la grafica, temperature massime che non dovrebbero superare gli 8-9 gradi per quanto riguarda la città di Merano e la città di Bolzano. Gli aggiornamenti sono come sempre a vostra disposizione su Facebook, Alto Adige Meteo, e anche all'interno del nostro sito internet nella sezione riservata alla Mediateca Online. Alcuni appuntamenti da non perdere per la giornata di oggi e per i prossimi giorni: la foresta natalizia nel giardino della Forst prosegue fino al 6 di gennaio e dalle 4 del pomeriggio fino alle 6 di sera c'è la possibilità di poter ammirare e scoprire i segreti della palla di Natale più grande del mondo, ospitata all'interno della Felsenkeller, sempre nel giardino della Forst. I dettagli sono a vostra disposizione sul sito www.forestanatalizia.it. Per quanto riguarda invece gli amanti dello sport, dal 19 al 21 di dicembre, edizione 2014 dei campionati europei di snowboard cross, tutto questo a Cortina. Io vi ricordo anche l'indirizzo esatto del nostro sito internet www.video33.it. Potete rivedere questa edizione della nostra rassegna stampa, le edizioni dei nostri telegiornali, all'interno della Mediateca Online i principali contributi filmati andati in onda nelle ultime ore. Come sempre avete a vostra disposizione anche gli aggiornamenti meteo in tempo reale, potete seguirci in streaming. www.goinfo.it è il portale All News da non dimenticare, 24 ore su 24, 7 giorni su 7 aggiornamenti in tempo reale. Ore 13 e ore 19 sono questi gli orari dei nostri telegiornali. Vi ringrazio per aver scelto ancora una volta l'informazione di Video 33 e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ariete, ami il giovedì perché con un piede sei già nel weekend. Oggi poi senti già l'odore di sabato e di domenica, nonostante le pesanti incompressioni con il party. Toro, la luna, in esaltazione del tuo segno, domina la tua sfera emotiva e ti renderà irascibile e facile al nervosismo. Gemelli, Giove è per te un pianeta meraviglioso, quello che ti rende migliore, quello che lavora sulla tua affettività spiccata e sulla tua rara capacità di dare senza chiedere. Cancro, l'ansia ti domina, non ami gli imprevisti, eppure oggi basterà un banale ma intenso mal di testa e tutti i tuoi programmi svaniranno. Leone, e poi arriva quella nuova offerta di lavoro dai vantaggi evidenti alla quale non potrai proprio dire di no, e in serata sarà tutto un continuo festeggiamento. Vergine, non sei ancora in buona forma fisica ma sei comunque in fermento, investimenti e nuovi progetti su cui lavorare. Bilancia, questo freddo non è un toccasana per te. Forse è il caso di non sottovalutare il problema, di lavorare di anticipo. Fai una scorpacciata di frutta, verdura e vitamine. Scorpione, ancora protetto da Venere, le tue giornate sono a riparo dal cattivo umore e così oggi al lavoro sarai addirittura disponibile con i colleghi. Sagittario, disinteressato all'amore, la luna ti renderà attraente come non mai e proprio non riuscirai a resistere all'insistenza di chi vuole conquistarti a tutti i costi. Capricorno, Mercurio a tuo favore ti conferirà un particolare equilibrio e una particolare serenità interiore, e mai come oggi ne avrai bisogno. Acquario, la gentilezza può avere un potere enorme. Venere vorrà che tu sia gentile e disponibile con qualcuno che non conosci ma che ritroverai presto sulla tua strada. Pesci, Marte caratterizza profondamente il tuo modo di essere. Sei una persona tenace, se decidi di raggiungere un obiettivo ci riuscirai.